Grazie del tuo no, beh, lavoro. No, un lavoro, eh. Eh, beh, insomma, sì, eh. sì hai introdotto tutto, hai visto. L'ho eh, visto. visto? No, ma insomma, sono stata, non, 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 non ti conoscevo, sinceramente, quindi è stata una scoperta molto... L ho apprezzato piacevole. molto, sì, piacevole, infatti adesso volevo comprarmi, spero che ce l'abbiano il libro eh, sulla, sulla Eros, insomma, visto di, yes. visto, visto di Eros, sì, perché fai queste letture, insomma, cioè, ho visto che ti hanno definito post filologo, però... Come ti hanno definito? Post filologo, post. post eh? Ma chi? <ride> non lo so, l'ho visto su un articolo di un... Eh, cioè, nel senso, no, che probabilmente si dà un'interpretazione un al, al termine filologo con quello che studia solo i testi, senza andare oltre, credo. Però... Scusa, no, no. Eh, ditemi quando posso... Okay. Buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro ultimo incontro, purtroppo, ma speriamo che sia l'ultimo di questo ciclo, ma a cui possano seguire numerosi altri in futuro. Il ehm, nostro ciclo, breve ciclo sui grandi contottieri dell'antichità. Eh, oggi, eh, per il nostro ultimo incontro, abbiamo il piacere di ospitare Matteo Nucci, che verrà eh, come al solito introdotto dalla eh, professoressa Milena Bernardelli, che ricordo che è presidente dell'Associazione Biblioficina. Saluto anche chi ci segue a distanza perché eh, come sapete questi incontri sono anche trasmessi in streaming anche per poter consentire alle scuole di poter eh, seguire l'incontro ed eventualmente anche di seguirlo poi a distanza nel tempo visto che eh, sono comunque tutti registrati e fruibili anche successivamente sul canale YouTube della Biblioteca Teresiana. Ehm... Sarò brevissima, voglio ringraziare ovviamente Bibliofficina che eh, ci supporta nelle nostre attività. Ma in particolare vorrei ringraziare la dottoressa Patrizia Soldi, eh, che mh, con Cooperativa Librai Mantovani eh, ha dato corpo diciamo, a questo programma. E, e quindi insomma, sono molto lieta di questa collaborazione che insomma, mi sta dando buonissimi frutti e quindi spero che insomma, il ciclo che si chiude oggi possa essere, come dicevo prima, il primo di numerosi altri ringrazio il pubblico che è presente e eh, Matteo Nucci ringrazio per essere qui con noi in questa ultima giornata eh, che diversamente dagli ospiti precedenti appunto è uno scrittore, non è un accademico uno scrittore appassionato dell'antichità classica e infatti diciamo, tutto il suo studio, la sua ricerca eh, si è concentrata principalmente su quello. Eh, ricordo alcune sue pubblicazioni a partire dal 2009, Matteo mi correggerai se dico qualcosa di impreciso. Eh, per Ponte alle Grazie sono comuni le cose degli amici. Che appunto trae spunto da un detto eh, greco antico che viene più volte citato eh, nei dialoghi di Platone. Platone è diciamo, un punto di interesse molto particolare per Matteo, eh, sul quale si è concentrato eh, molto spesso nelle sue ricerche, tant'è che nel 2009 poi per Einaudi ha pubblicato anche una versione del Simposio di Platone. Nel 2011 invece un, un saggio, uno scritto, un suo prodotto sulla, sulla tauromachia, Il toro non sbaglia mai, seguito nel 2013 eh, da Le lacrime degli eroi, che eh, attraverso diciamo, il senso della pietà e del, eh, appunto delle lacrime, quindi del pianto, descrive eh, l'evoluzione, la progressione della civiltà greca. Nel 2017 eh, viene pubblicato È giusto obbedire alla notte, anche questo trae mh, ispirazione ad un verso eh, antico che ricorre più volte nell'Iliade. Nel 2018 eh, L'abisso di Eros, quindi un testo sulla, sulla tensione erotica che eh, spinge e muove tutta l'umanità. E per finire con nel 2020 La feroce l'inganno, pubblicato per Inaudi che appunto parla della contrapposizione, che in realtà non è una vera e propria contrapposizione, ma poi ce lo dirà Matteo più eh, nel dettaglio, tra diciamo due facce della stessa medaglia, che è appunto l'uomo, tra la ragione e diciamo, eh, l'istinto e eh, la parte più... Eh, Diciamo più prorompente del, del, degli esseri umani. Eh, quindi, io ringrazio Matteo, ringrazio di nuovo Milena e vi auguro una, un buon proseguimento e, e grazie ancora a Matteo. Allora, ringrazio anch'io Matteo perché soprattutto con questo libro abbiamo la possibilità di avere una lettura diversa dalle altre. Abbiamo avuto qui due, due storici. Brizzi eh, la settimana scorsa a Wattone che hanno dato ovviamente un'impostazione storica, poi abbiamo avuto una rilettura invece di, di, di Brizzi che ci ha parlato di Enea. E, e, e oggi invece abbiamo un'altra mod modalità, diciamo la possibilità di vedere un'altra mod modalità di approccio ai testi, ai testi classici. E, infatti, eh, ho letto anche un, un articolo recentemente eh, di Repubblica, mi sembra dove appunto Matteo venivi definito un post-filologo, in che senso? Secondo me nel senso che mh, non sei il filologo che lavora eh, strettamente sul testo stabilendo la lezione, eh, eh, la lezione diciamo l'antica lezione, quella veritiera diciamo, dei, dei manoscritti, ma il filologo che poi secondo me in realtà è il significato originario che bisogna dare a questa parola, ma colui che poi dalla parola non si ferma diciamo, alla parola solo scritta nel testo, ma attraverso la parola ricostruisce ricostruisce tutto quello che sta dietro ai testi, cioè l'ambiente, la mentalità e, ehm, e le figure, eh, le figure soprattutto degli, degli eroi, della mitologia che appunto in questo libro è trattato. Quindi in questo senso post filologo, cioè è un plus valore, ecco, in questo senso ehm, è, una, è una definizione diciamo, che ti, ti, si, ti si addice. Ecco. Ecco, e allora, Achille e Odisseo, la feroce e l'inganno, potrebbe essere anche la sincerità e l'inganno forse, perché in, questi, in queste due figure abbiamo, abbiamo incarnate due modalità di vita differenti, di cui poi insomma, tu ci parlerai in modo approfondito, insomma due, due modi diversi di affrontare la vita, di affrontare soprattutto... Il nostro rapporto con, con la dimensione temporale, cioè è, un, è, un, è, un, è una prospettiva dialettica diciamo soprattutto con il tempo, con la nostra possibilità di vivere il tempo e di come noi viviamo il tempo, il breve tempo del, che l'uomo ha, ha a disposizione. Infatti, infatti l'eroe è tale proprio perché eh, ha la possibilità di affermare la sua mortalità ed è in, 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 questo, in, questo, in, questo, in questo modo, nel come l'uomo afferma la sua mortalità che può diventare veramente eroe, cioè esprimere realmente la sua natura umana. E quindi per tornare, insomma, per cominciare dal, da quello che è lo spunto iniziale anche del libro, eh, se ci puoi un attimo illustrare eh, la contesa, la contesa arcaica di, eh, di, di, di Achille e Odisseo che viene, che viene menzionata nell'Odissea, eh, nel canto nono, quando appunto Disse si trova alla corte dei Feaci e l'Aedo Demodoco eh, narra appunto, comincia una narrazione che suscita il pianto di Ulisse, e in questa narrazione appunto eh, si fa riferimento alla famosa contesa, cioè famosa all'epoca antica, perché poi per noi invece è un argomento un po', oh, un po sconosciuto. E quindi, se tu ci puoi illustrare questa, quest antica, uh, questa, questa nota, ma altrettanto sconosciuta. Contesa che era avvenuta tra Achille e Odisseo e qual era l'oggetto, diciamo, della contesa. Grazie, eh, che... si è acceso, acceso. funziona? Sì. Grazie, grazie mille a tutti e grazie a voi. Voi ringraziate me, ma sono io e ringrazio voi. Essere qui è fantastico. Nella vostra città stupenda dove si mangia divinamente scusatemi ma sono arrivato ho mangiato adesso fra un po rimangio e questa è felicità pura e in mezzo a questa felicità pura ma insomma ma che dove siamo ma siete di un fortunato è un posto commovente questo grazie grazie a voi di avermi invitato qua veramente grazie grazie a tutti non faccio nomi tanto li avete già sentiti ma veramente grazie a tutti Ehm, veniamo ai nostri due grandi eroi. Sì, questa contesa, di questa contesa non si sa nulla. È divertente perché uh, um, quando appunto Odissio arriva in quest'isola, alla corte dei feaci, incontra Nausicaa, la bellissima principessa che lo accompagna alla reggia, viene accolto come si accoglie lo straniero no? che arriva e viene, gli, gli viene dato tutto l'onore possibile, lo straniero di cui non si sa nulla, non, non sanno che si tratta di Odissio, che è del grande eroe e viene messo a tavola, uh, viene chiamato questo cantore che inizia a, a, a cantare le gesta degli eroi e, e, e Odissio appunto comincia a piangere perché sente cantare delle sue gesta. No? Que, quel momento quando questo cantore inizia a cantare appunto la cosa, il fatto di cui tutti pare che sappiano tutto è la famosa lite fra Achille e Odissio. Una lite di cui poi in realtà noi non sappiamo nulla, ma non noi, ma già gli antichi quando leggevano prima ascoltavano perché veniva appunto recitata, cantata l'Odissea come l'Iliade, eh, eh, sentivano di questa famosa lite ma non, ma non ne sapevano nulla. C'è un commentatore antico che dice probabilmente qui si, si riferiva al... Demodoco, il cantore, ha una lite tra Achille e Odissio sulla strategia per conquistare Troia. Allora, eh, appunto, Achille, eh, la strategia di Achille era quella di andare e distruggere e quella di Odissio, invece, quella più astuta, di aspettare, di ingannare, eccetera. Ma insomma, è un'ipotesi, ma non ci importa tanto l'ipotesi, non ci importa tanto capire di quale fosse veramente la questione su cui avevano litigato Achille e Odissio. Quello che ci importa è che per gli antichi era scontato considerare Achille e Odissio due, con, due parti opposte all'interno dell dell'umanità, forse anche due parti opposte all'interno di noi stessi. Eh, erano i due caratteri paradigmatici che si contrapponevano. Non erano i contrapposti Achille e Ettore, come noi spesso pensiamo. Noi... Spesso ci troviamo dice preferisci soprattutto da ragazzini, no? preferisci Achille o Ettore. Poi di, di solito tutti preferiscono Ettore, perché è, più, è, 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 è il perdente come se poi Achille non fosse perdente. Ma insomma è il perdente, è il vinto, è il tenero, è il, è il giusto con la famiglia, come se poi invece anche Achille non fosse tenero, giusto con la famiglia, malinconico come Ettore, eccetera. Noi vabbè, facciamo questa contrapposizione perché Achille. E Ettore sono i grandi eroi dei due schieramenti contrapposti, quindi il grande eroe acheo, il grande eroe troiano. E quindi stai da una parte o dall'altra, ma in realtà, appunto, già come, come stavo dicendo per allusioni, Achille e Ettore raccontano la stessa umanità. Sono due ragazzi, Ettore è un po' più grande di Achille, che partecipano a una guerra che non vogliono fare, che non sentono loro, lo fanno per dovere, eh, eh, ma vanno incontro a un destino di breve vita e di sconfitta, entrambi eh, con grande dignità, con grande orgoglio sognano soltanto di restare immortali attraverso il canto dei, degli Aedi, quindi attraverso la letteratura, e in questo hanno ragione entrambi, perché poi noi siamo qui 3.000 anni dopo a parlare di, di loro, però sono molto simili, sono due facce della stessa medaglia, insomma. Ecco. Invece i caratteri che proprio si contrapponevano in maniera così forte e drastica già... Per gli antichi erano Achille e Odissio. Perché? Perché Achille è l'eroe, come già stavano più o meno preannunciando eh, poco poco fa, eh, eh, Achille è l'eroe dell'impulso, dell l'eroe istintivo, schietto, più che sincero direi schietto, ne, schietto nel senso che, non, come diciamo noi a Roma, non si, non si tiene un cecio in bocca, cioè appena ha da dire una cosa la dice. Ecco, eh, 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 Odissio invece è l'eroe che non dice mai subito quello che pensa, non dice mai chi sia lui stesso, non rivela mai la sua identità, aspetta, quindi l'impulsività e la prudenza, la schiettezza e l'astuzia, Odissio è spesso menzognero, dice cose diverse per arrivare alla sua verità, Achille va dritto, ecco, due... Modelli di intelligenza opposta, opposti, quindi, perché da una parte l'intelligenza di Achille, che va dritta. Verso il problema, a risolvere il, il, la questione contro l'ostacolo, e l'intelligenza invece fluida, ondeggiante di Odissio che aggira semmai l'ostacolo. Vedete, quindi, due proprio paradigmi di umanità diversi che tutti noi conosciamo perché, tra, tra, tra di noi, tra di voi, insomma, c'è sicuramente chi è più Achille e chi è più Odissio, chi è più impulsivo e chi è più capace di frenare gli impulsi, è tutto quello che abbiamo detto. E gli antichi guardavano a questi due caratteri non con un giudizio morale eh, non, non dicevano è meglio Achille perché è sincero di Achille per, eh, di Odissio perché è menzognero per esempio perché, ecco questa è la, una delle questioni fondamentali che, 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 per gli antichi non è che Achille dicesse la verità e Odissio dicesse il falso, ecco, per gli antichi, ma anche per noi, se andiamo a leggere attentamente i poemi, Achille è quello che dice subito quello che pensa e Odissio lo dice semmai dopo, ma non è falsità contro verità, ecco, è due sistemi diversi di, 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 di guardare alle cose, di guardare alla vita, di guardare al, al, al mondo con cui abbiamo a che fare. Eh, senza giudizi morali. Questa è la, la grande cosa che ci insegnano peraltro gli antichi, perché noi oggi siamo spesso portati invece a, a dover subito dare un giudizio morale, spesso magari invece è meglio aspettare come, come fa Odissio. Sono in fondo appunto due modi diversi di vivere la vita e soprattutto, come stavamo dicendo, due modi diversi di vivere la più grande ricchezza, l'unica vera ricchezza che è data agli esseri umani, che non è quella del denaro, ma è quella del tempo che abbiamo da vivere, perché è l'unica ricchezza che quando finisce, finisce e non si recupera più. Eh, Achille vive il presente, sempre gettato nel presente, divora i suoi attimi. Odissio invece è sempre proiettato nel futuro, guarda sempre oltre, cerca sempre di, di, di andare di là dal, dal momento in cui vive. Forse in questa contrapposizione fra presente e futuro, quello che manca è semmai il passato. Ma insomma, magari ne parleremo. come quello che dicevi, l'interpretazione degli antichi, no? infatti Platone, eh, come tu dici nell'Ippia minore, eh, riporta questo dialogo, questa, questa, questa contesa sul, sul, sulla contrapposizione di questi due eroi, ma poi lo stesso Sofocle anche nel, nella tragedia filottete dava la sua interpretazione, nel senso che anche, mh, anche la menzogna no? può essere in un certo senso, Giustificata se ha un fine, un fine positivo. E infatti c'è un, un esempio, un, un episodio all'interno della stessa Odissea che, che ci giustifica ciò. Nel senso, quando, quando Ulisse, appunto, Odisseo, uh, si trova chiuso nella caverna del Ciclope, no? ricorre a questo a questo inganno che però senza il, eh, senza il quale non avrebbe potuto neanche salvare se stesso e i suoi compagni. Quindi anche eh, l'astuzia in un certo senso non è sempre deplorevole e condannabile. No, no, no affatto. Anzi, lì è ancora più interessante perché eh, quando Dissio entra eh, nella, nella mh, grotta, caverna di, di, di Polifemo, e scopre questa, questa, questa incredibile realtà di esseri umani che invece di accogliere l'ospite lo, lo divorano. Ecco, insomma, forse anticipava i tempi, ma insomma diciamo che Polifemo appunto, invece di offrire all'ospite la tavola imbandita come si faceva secondo l'istituzione della Xenia, no? la Xenos vuol dire straniero ma anche ospite e l'istituzione antica della Xenia era un'istituzione sacra per cui lo Xenos, non c'era la xenofobia ma c'era la filoxenia, l'amore per, per, la, per lo straniero. Quindi lo straniero veniva invitato a tavola, però esistevano questi esseri mostruosi invece come il ciclope che lo straniero... Invece di metterlo a tavola, se lo mettevano alla loro tavola perché il ciclope chiude la grotta e si inizia a mangiare eh, i compagni di Odissio. Eh, e lì Odissio viene preso dall'istinto, vorrebbe tirar fuori la spada, saltare addosso al ciclope e ucciderlo, cioè comportarsi come si comporterebbe Achille. Eh, ma lì capisce eh, per per perché? Perché a quest'intelligenza capace di adeguarsi alla contingenza e soprattutto guarda oltre, guarda al futuro, disse, capisce che se uccidesse il ciclope nessuno potrebbe riaprire, il, rispostare il grande masso che chiude la, la caverna. Eh, perché ha capito quando lo chiudeva Polifemo che si trattava di un affare gigantesco che dice Omero non avrebbero potuto spostare neanche 21 carri trainati da buoi eccetera quindi sarebbero morti lì, Odissio avrebbe ucciso il, 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 il ciclope come il suo compagno Achille molto probabilmente avrebbe fatto e però sarebbero finiti per morire tutti lì dentro e quindi Odissio accetta l'idea che Polifemo mangi, divori, distrugga, uccida alcuni suoi compagni pur di salvare gli altri. Ecco, quindi c'è un'intelligenza un che porta alla vita, che, che, che non reagisce per istinto, ma, ma considerando le cose, fa un calcolo e cerca il... il, il il male minore, diciamo, perché comunque perdere dei compagni è drammatico. Su questo poi si innesta la, la grande astuzia, la, il grande inganno ai danni di, di Polifemo. Però l'astuzia, appunto, come dicevo prima, non viene condannata moralmente proprio perché, perché l'astuzia di per sé è neutra, come anche la schiettezza è neutra. Io posso dire ciò che penso. E far del male, come posso dire ciò che penso, è far del bene. E lo stesso con, con, con l'inganno, con la menzogna. Io posso usare una menzogna che porta appunto del bene. Se uso la menzogna per, per convincere una persona a non suicidarsi, ecco era uno dei casi fatti dagli antichi, degli esempi fatti dagli antichi eh beh, non c'è niente di meglio che, fare, che usare la menzogna per convincere un amico a non suicidarsi, a non uccidere qualcuno, eccetera. Ecco, questo è il punto. Dipende da come, dove, quando, a chi somministriamo la menzogna o la verità, eccetera. Certe volte dire subito la verità non porta a nulla, ecco. Anzi, porta a, al disastro. Eh. Sono cose molto attuali se ci pensate, io non voglio fare nessun esempio perché qui in questi tempi camminiamo proprio sui... Su, insomma, vabbè, non posso neanche fare l'esempio su quello su cui camminiamo, ma pensate che stiamo parlando di tutte cose assolutamente attualissime per quello che stiamo vivendo nei nostri, nei nostri giorni. E questo ci dice quanto siano attuali, non attuali, quanto siano eterni. Questi eroi, eterne queste storie, quando si dice questi ah, ci servono ancora, non è che ci servono ancora, questi ci sono sempre serviti, sono esempi di umanità che è sempre la stessa, non cambia mai nulla. Eh, 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 gli esseri umani vivono sempre la loro vita breve o lunga per quanto lunga comunque sempre troppo breve e, e, e in questa vita cercano di fare di tutto per essere felici e spesso fanno del male e, e, e spesso mentono spesso ingannano spesso dicono verità eh, amano tradiscono questo è quello che ci raccontano gli eroi e questo, la grandezza degli eroi scusate è una divagazione ma la grandezza la forza la Potenza degli eroi, e credo il fatto che voi siate qua a sentire parlare di eroi, che sono eterni, sono al di là del tempo in cui sono state immaginate le loro storie, valgono per tutti i tempi: sono esempi, modelli di umanità che ci possono servire come amici coetanei. Ecco. Sì, poi un altro, appunto, un altro riferimento a quello che era il discorso della menzogna, come, avevi, come hai scritto tu, appunto nel, nel minore, poi Platone distinse no, da due tipi di, di, di menzogna, la menzogna dell'animo e la menzogna della parola. La menzogna della parola diciamo è quella che poi può, può ritornare anche utile, quindi non è così condannabile, ecco, se vogliamo, mentre eh, quella che eh, viene insomma, considerata negativa invece. Invece è la menzogna dell'animo che quella equivale poi all'ignoranza no? in sostanza. E per quanto dicevi, invece eh, degli eroi di questi eroi che eh, soprattutto sono eroi per il fatto che non, non puntano tanto al risultato, no? ma quello che, che conta per loro è, eh, è la prestazione e ci ha dato anche un'affermazione un di, un, di un allenatore eh, di calcio, eh, proprio in riferimento a ciò, perché è la prestazione del momento e questo lo vediamo molto bene nel monologo, nel monologo di Ettore quando sa che deve affrontare Achille e quindi quando sa praticamente che deve andare verso la morte, certa e, però è combattuto ma Comunque compie quello che eh, sa che deve essere e, e sa che deve comportarsi da eroe perché, appunto, quello che, che conta non è tanto il risultato, ma come lui affronterà questo incontro finale. Insomma. Sì, sì, è il grande Zeman che citavo io. Io sono romanista, quindi capite che sono per i perdenti, insomma, non, capite perché mi piacciono così tanto gli eroi? Perché poi gli eroi perdono sempre, non c'è un eroe vincente, no? Noi siamo abituati a quest'idea che gli eroi siano dei. dei, dei Achille, il grande eroe imbattibile, un povero ragazzo che muore giovanissimo, sfortunatissimo, lontano da casa, non può ritrovare il padre che amava, i suoi cavalli, eccetera. Insomma, ma non ce n'è uno che vinca neanche Odissio che dice torna a casa dopo vent'anni, appena, appena torna a casa Odissio la prima cosa che, che, che vede è quest'isola che ha sognato per vent'anni e non la riconosce, Quindi questo vi dà l'idea del dramma che, vi, che vivrà, poi rivede il cane e muore, insomma non è un bel, bel ritorno quello di Odissio, ritrova, insomma poi ne parleremo, ma insomma sono tutti eroi che raccontano i, 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 la, la, la sconfitta degli esseri umani. Noi abbiamo questa, questa, questo mito della, 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 dei, dei vincenti, appunto il calcio è un buon paradigma, io poi il calcio non mi piace quasi più, però adesso a parte il mio piacere o non piacere del calcio, però dico il, il calcio racconta un po' queste nostre proiezioni, no? No? bisogna vincere a tutti i costi, il calcio stellare, eh, quello perde tre partite via. Ecco, io sono proprio Zemaniano e Zeman diceva... Che... Che per chi non lo sapesse è un grande allenatore che non ha vinto nulla, ma insomma che ha lasciato molto di più di tanti che invece hanno vinto, e, e, e che diceva che eh, il risultato è casuale, la prestazione no. Nella vita c'è la contingenza, il risultato è casuale, noi possiamo mh, trovarci in una situazione per cui tante cose ci sono, ci sono contro e, 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 e va male quello che abbiamo, abbiamo progettato, però... Se noi ci abbiamo lavorato bene, la, la prestazione, cioè la, 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 la preparazione di quello che dovevamo fare, la prestazione poi non in senso, come si usa in genere la parola prestazione, ma insomma, la prestazione è, non è casuale, è il risultato della nostra, della nostra preparazione, il nostro impegno, la nostra voglia, il nostro desiderio, le nostre passioni. Poi, se perdiamo Amen. Ecco, questa è, è, è una frase bellissima. E Ettore la, la racconta magnificamente questa scena che vabbè, è terribilmente commovente, in cui si trova fuori dalle porte di, di Troia e potrebbe rientrare, perché sa che va incontro alla sconfitta, sa che va incontro alla morte. Potrebbe ancora rientrare mentre Achille arriva e si trova invece di fronte a, a, da una parte all'idea della vergogna. Ma non è tanto la vergogna di apparire come un pavido perché scapperebbe da Achille, ma una vergogna con se stesso, non rispetto agli altri, con se stesso perché lui deve vivere la paura, capisce di dover vivere la, la, la paura, che tutta la sua vita è stata una preparazione alla, a vivere profondamente la paura, perché la paura si, sconf si sconfigge solo vivendola, non eliminandola, ma vivendola fino in fondo. Allora lì ci racconta Ettore, una, e c'è un monologo interiore, un, um, Ettore che parla a se stesso, insomma è, va solo letto più che commentato, ma lì ci racconta una cosa molto molto bella dei poemi, un sublime direi eh, dei poemi, il fatto che ci mostrano un'umanità un che fa sempre eh, i conti con se stessa, ovvero sia gli eroi sono esseri umani che... Per dirsi eroi devono vivere profondamente la loro umanità. Scusate, sembra una, fe una fesseria, ma se ci ragioniamo un attimo, non, non è tanto una fesseria. Eroe significa essere umano, non significa essere al di là dell'umano. Noi ci siamo abituati all'idea dei supereroi. Eh? imbattibili, invincibili, eccetera. Ma i supereroi appunto sono supereroi, vanno oltre l'eroismo, non sono esseri umani, quello gli s'allunga, quello, quell'altro ha il potere, non li so neanche tutti questi supereroi, però quelli non sono umani. Un solo cosiddetto supereroe non è supereroe, ovvero sia Batman. Batman è un, un essere umano eh, che che peraltro racconta proprio l'eroismo perché è, 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 racconta la sua sfida alla sua paura, lui ha la fobia dei pipistrelli e si fa pipistrella, guardate, Batman è, è l'unico veramente interessante. Vabbè, adesso lasciamo perdere i, supereroi, i cosiddetti supereroi, ne parlavo per dire che il supereroe va oltre l'umanità, invece l'eroe è, è chi vive l'umanità e quindi è chi vive la sua paura, è chi vive la propria cerca di, di non, non evitare di vivere ciò che può vivere questo non significa buttarsi nelle, nelle tragedie ma buttarsi dentro se stessi e quindi appunto la paura viverla l'emozione viverla ehm, la commozione viverla e questo lo dico perché noi ci siamo abituati in realtà da Platone direi in poi a condannare spesso le emozioni, a frenarle, ci prende l'ira, no, non ti devi arrabbiare, ma non è vero. Allora, scusate, ma io siccome faccio degli esempi molto riportati su, su, su di noi, ovviamente, allora faccio l'esempio su di me, io sono uno iracondo, diciamo, no? ecco, da bambino, poiché iracondo, eh, mi dicevano non ti arrabbiare. Non devo, devo reprimere questa emozione che ha fatto un danno tremendo, che adesso pago con il mio psicoterapeuta, però voglio dire, e lui mi ha... E lui, no, adesso scherzo, eh, fa, io sono un po' così, dico un po' le cose, mi, mi prendo un po' in giro, però diciamo, no, non è vero che uno deve, deve tarpare le ali all'ira, perché se c'è l'ira per qualcosa di giusto, è giusto arrabbiarsi. L'importante è arrabbiarsi per bene, se uno scassa tutto si arrabbia per male, diciamo. Ecco. Però uno scassa tutto quando Lira l'ha repressa. Eh? Se io reprimo Lira, no, non ti devi arrabbiare, mm, stai fermo, buono, carino, eccetera. E poi a un certo punto quest'ira da qualche parte esce fuori, l'ira va vissuta. Faccio l'esempio che sembrava che volessi solo scherzare su di me, ma lo faccio a, 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 consapevolmente perché gli eroi sono tutti iracondi. Se voi leggete attentamente i poemi omerici, vedete che tutti gli eroi sono uh, um, profondamente segnati dall'ira, non solo Achille. Di solito si pensa all'ira di Achille, quindi Achille è l'eroe iracondo per eccellenza. Ma manco per niente si parla all'inizio dell'Iliade dell'ira di Achille, perché è l'ira di Achille che segna il, il cambiamento all'interno del poema, perché Achille arrabbiandosi lascia la battaglia, si richiude nella tenda eccetera eccetera tutte le cose che un po' sappiamo no? ecco, la, la, la lite con Agamennone e la, 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 la sua decisione di non combattere più quella è l'ira poi c'è un'altra ira l'ira dopo che muore Patroclo ma insomma se mai ne parliamo magari se volete fare domande approfondire certe cose dopo non so penso che abbiamo tempo no? che non, ma facciamo come volete voi Vabbè. ma insomma diciamo che eh, tutti invece sono i non Achille e basta e vivono la loro ira e, e, e la vivono profondamente e spesso l'ira li porta a piangere e piangono senza vergognarsi ma piangono per il pianto a cui ho dedicato molte riflessioni il pianto è fondamentale per esempio perché è un segno del loro, della loro capacità di vivere completamente il loro essere umani noi spesso il pianto no non farti vedere che piange no non bisogna, ci si vergogna a piangere di fronte agli altri perché si mostra una debolezza, ma quale debolezza? Anzi, è una debolezza non mostrarsi in lacrime. Se io mi mostro tranquillamente in lacrime perché soffro e che male c'è? Perché sono arrabbiato e piango e che male c'è? Che male c'è a mostrare il mio sentimento? Questo ci. Ci racconta l'eroe, la forza sta nel non vergognarsi con se stessi e con gli altri di ciò che noi siamo, ossia esseri umani che perdiamo, ci arrabbiamo, facciamo cavolate, tradiamo, torniamo indietro, grandi cose, grandi fallimenti, grandi successi. Questa è l'umanità. Eh, non è che c'è uno e vince sempre, ma non esiste. E quindi si piange, il pianto, manifestazione estrema dei sentimenti, per, racconta dell'eroe proprio questa sua, eh, questa sua completa realizzazione dell'umanità. E per questo, per questo sono eroi. Per questo tutti siamo eroi se viviamo profondamente la nostra umanità. Non è che dobbiamo sognare di avere i muscoli di Achille in Troi. Che è un deficiente l'Achille di Troi, è un poveretto, un barbaro, un è bello ragazza, alle ragazze piace, va bene, ma insomma è un cretino. E invece Achille è un ragazzo raffinato, mh, fragile, eh, sensibile, canta, suona, beve, piange. Ecco, non è, e, e quello è un eroe che è, che è come noi. Ecco, non dobbiamo avere. I muscolacci dei bav, vabbè, io quei, quei, quelle cose là mi fanno proprio. Ma perché poi dico l'Iliade comincia è così chiaro: no? comincia con questo ragazzo che la prima cosa che fa è andare sul mare a piangere, a singhiozzare e a chiamare la mamma. Questo fa Achille, e poi viene raccontato come un eroe stupido, feroce, barbaro, mostruoso. E eh, un'altra. Insomma, interessante, molto interessante che ho, che ho trovato nel tuo libro e quando fai riferimento uh, a Palamede no? che era andato appunto a stanare Odisseo perché anche Odisseo all'inizio come Achille non era molto, hai detto prima anche tu, no? che non era molto uh, propenso ad andare, ad andare in guerra no? e quindi Pala, Palamede va uh, e eh, eh, scopre, diciamo, convince, cioè, cioè, mh, svela diciamo, l'astuzia di, di Odisseo e quindi eh, lo costringe a recarsi poi in guerra. Ma la, la cosa interessante è che tu eh, in definisci Palamede come l'inventore del Belgammon e poi andando avanti nella lettura ritorna eh, questo gioco no? che è, è, è un, in certo senso è un gioco anche un po' simbolico di quello che è la vita dell'uomo perché nel Belgammon che tra l'altro <coughs> eh, sì, è, molto, eh, è un gioco insomma, che risale appunto all'antichità, no? molto diffuso sia in Persia ma in Grecia, che adesso chiamano, loro chiamano Tavli, eh, ma poi anche in Armenia e in questo gioco c'è una perfetta insomma, per vincere, diciamo, in questo gioco eh, deve, bisogna avere una perfetta combinazione di eh, contingenza cioè quindi della sorte di quello che i dadi, dei numeri che ti escono tirando i dadi e poi della la tua astuzia, nella tua astuzia che devi poi riportare tutte le pedine in quella che viene definita la parte della, della tua casa. No? E, e quindi questo, questo gioco diciamo, viene, lo, lo prendi come un, un simbolo chiaro di quello che è poi la, la vita dell'uomo in sostanza. Sì è un gioco pazzesco, non so chi se lo conoscete, ma insomma, quella tavola con quelle piramidi e le pedine bianche e nere. Insomma, ma a prescindere da come funziona quel gioco, l'importante è quello che stavi dicendo tu, ovvero sia che la sorte è fondamentale. Si prende un bel 50% perché si tirano i dadi e i dadi. Ma se ma il grande giocatore, l'intelligenza, la capacità di adeguarsi alle contingenze, quindi in qualche modo di prevederle, di avere a che fare con la sorte, eh, è altrettanto importante. Quindi, diciamo che l'intelligenza e la sorte si dividono il, il campo e un grande giocatore, anche se è sfortunatissimo, generalmente con un giocatore da poco vince, Insomma, proprio. Pochissimi casi in cui può, può perdere. E questo ci racconta appunto la, 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 la nostra vita, la vita di, di, di esseri umani, appunto come dicevamo già prima, che sono in balia del caso, della sorte, del destino, della contingenza e che però con questa contingenza possono e devono in fondo avere a che fare e possono eh, in qualche modo adeguarsi, capire. Come è meglio vivere le contingenze, come è meglio uh, vivere il, 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 il passato, ricordare il passato per vivere il, il presente e progettare il futuro in relazione a quello che poi ci, ci impedisce magari di realizzare alcune cose, quello che ci, ci ostacola nei nostri piani, e, e a cambiare strategie. Ecco, la, la, la vita degli esseri umani è un po' questa, no? E la racconta bene il gioco. Ora, siccome questo è un gioco che, che giocavano, e c'è una. Ah beh, beh, ma certo, c'è l'immagine che, che della, della locandina, bellissima, è stata fatta per questo incontro: è proprio un'immagine di due eh, eroi, un Achille e l'altro Ajace, In verità, che giocano, io sono certo, a backgammon. Di solito si dice giocano a dadi. Perché nel, il ceramografo mette accanto ai due eroi i numeri che, che sono usciti di, con i dadi. Certo che ci sono i dadi nel backgemon, ma poi loro stanno col dito puntato sulle pedine. Stanno certamente giocando a Backham, io sono sicuro. Che, peraltro era citatissimo, citatissimo nel, nei testi antichi. E allora io ho cercato di immaginare come eh, giocavano Achille e Odissio, perché poi il modo in cui noi giochiamo racconta il modo in cui noi viviamo la nostra vita. Ecco. E, eh, e mi divertiva. Eh, adesso non entro nei particolari di, questa, di, questa, di questo tentativo di immaginare come giocassero a Backgammon i due, i due eroi, però. Eh, eh, è il modo in cui eh, vivevano la loro vita. E quindi Achille godendosi il, il, il presente, eh, godendosi anche i piaceri che Achille... Dicevo, un eroe molto sottovalutato perché fragile, perché eh, la sua fragilità viene spesso così mh, negata. Ma ecco, ci sono delle scene bellissime in cui Achille è nella tenda, canta e suona col suo amico Patroclo, beve il vino e pensa solo a tornare a casa, eccetera. Ecco, ecco l'intensità con, con cui questo eroe eh, vuole vivere, vuole giocare, vuole passare i momenti anche di, di leggerezza. E questo lo dico perché ri, sottolineo questi aspetti, perché appunto sono molto negati eh, in Achille. Per esempio noi siamo abituati all'idea che Achille mh, venga messo di fronte alla scelta fra una vita lunga e anonima e una vita breve e gloriosa. E siamo convinti che scelga la vita breve e gloriosa. Bene, non è assolutamente vero e non si sa perché sia stata <ride> tramandata così violentemente quest'idea c'è un unico luogo nell'Iliade in cui Achille dice mia madre mi ha detto che ci sono mia madre è Teti, è una divinità la divinità, un, un, una divinità delle acque eh, mi ha detto che se resterò a Troia a, a combattere, vivrò una vita breve andrò incontro alla morte e, ma anche a una grande gloria eh, però io posso pure tornarmene a casa e allora vivrò a lungo e in pace. Eh, in quel momento lì, Achille dice: Io ho scelto, torno a casa domani prendo le mie, le mie, i miei compagni, le imbarcazioni. Saliamo tutti e ce ne torniamo a casa. Io voglio ritrovare mio padre, i miei cavalli, eccetera, eccetera. Perché non vale tut, tutte le, 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 le ricchezze, si possono perdere e riconquistare, ma Appunto il tempo, la vita quando se ne va, non puoi, con nessun tipo di ricchezza la puoi ripagare, né con nessun tipo di forza e di violenza la puoi riconquistare. Quindi io me ne torno a casa. Quindi, Achille è uno che, l'unico luogo in cui è posto di fronte a questa alternativa, la sua decisione è chiara: tornare a casa. Poi resterà a Troia perché gli ammazzano l'amico compagno. E Patroclo, ma, eh, ma lui non ha affatto deciso per la breve vita gloriosa. Tant'è che quando poi è nel, nel, nell'aldilà, nell'Odissea, noi vediamo Odissio che va nell'aldilà, scende nell'Ade a eh, incontrare eh, compagni, bellissima scena di, 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 di catabasi. Ecco, a un certo punto incontra Achille e gli vai, lo, lo, lo vede lì, in questa scena così fumosa, oscura. Eh, gli va incontro e gli dice Achille, grande, grande eroe, noi ti cantiamo, ti ricordiamo, sei rimasto immortale, appunto, come, come, come speravi che fosse. Eh, e Achille lo incenerisce con una risposta micidiale, tre versi durissimi. Gli dice... Non lodarmi la morte, magnifico Odissio. E gli dice una cosa tremenda, io preferirei essere il servo di un uomo che non vale nulla e che non possiede nulla, cioè il peggio, la peggior situazione che un greco potesse concepire. Cioè essere servo, schiavo, non avere la libertà, il bene più, 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 più fondamentale per la realizzazione dell'essere umano secondo i greci, ma credo anche secondo noi, credo che condividiamo questo oggi più che mai. E, mh, va bene anche essere schiavo, perdere la libertà, e non solo schiavo, ma schiavo di uno che è proprietario di nulla, di, di poco e anche che vale poco come persona. Ma preferirei essere quello pur di essere vivo piuttosto che essere il signore delle ombre. Quindi Achille vuole solo la vita. Questi eroi vogliono la vita, eh, non vogliono la morte. Poi con la morte fanno ovviamente i conti. Eh, Questo è tut, tutto un lato che è oscurato da, da, dalla, dai libri che semplificano i poemi, i film che li, li raccontano in maniera... Bisogna leggere i poemi, è la lettura più bella che si possa fare nella vita. Ogni volta che uno lo legge poi dice, sai, è lungo, ma che lungo, a parte che sono lunghi perché c'è il testo a fronte, ma poi quando uno li finisce dice, no, voglio, ho già finito, le voglio ricominciare. È una lettura pazzesca, bisogna leggere Omero. Sì, sì. Ti, ti sollecito un'altra, l'ultima diciamo, riflessione eh, così dopo magari lasciamo spazio anche a qualche domanda eh, la riflessione vorrei che tu ci, ce la facessi riguardo al canto delle, delle sirene perché anche questo è un eh, un, eh, un, diciamo, un episodio oppure un, un elemento che non è completamente cioè, oppure è che noi passiamo un po' così velocemente, non ci soffermiamo effettivamente al contenuto del canto delle sirene. Cioè, sì, sappiamo che questo canto delle sirene era un canto che ammagliava, che portava le persone a perdersi, no? a non voler più ritornare a casa, ma, ma che cosa cantavano? Cioè, qual era la potenza del canto delle sirene, perché abbiamo detto che eh, appunto Achille eh, rappresenta un po' il presente, cioè l'essere ancorati al presente, mentre Odisseo è più proiettato sempre verso il futuro. Ma ehm, e come, come si collega a ciò il canto delle sirene è una grande domanda perché era una grande domanda anche per gli antichi. Tiberio, imperatore. Eh, chiamava a raccolta tutti i saggi, i grandi interpreti, poeti, eccetera, perché voleva capire che cosa cantassero le sirene. Eh, ma eh, nel, nel, nell'Odissea non viene detto cosa, cosa cantano queste, queste sirene. Vengono dati alcuni alcune piccoli cenni eh, che possono indirizzarci, in fondo possono spingerci a capire a, 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 alla nostra ricostruzione, anche in questo il poema è fenomenale perché eh, non ci dice mai eh, le cose stanno così, ma ci dice va, vattene a cercare, scopritele da te come fanno i grandi pezzi di letteratura che mettono in gioco il lettore, che gli chiedono di fare il suo percorso nella, nella, nella lettura, nel libro, insomma lasciano aperte le strade all'interpretazione. E qui io ho la mia interpretazione, la mia interpretazione è proprio come tu stavi un po' già mh, preannunciando, è che um, tutto abbia a che fare col passato. Il passato nel senso che le sirene sembra che, cioè, sembra, dicono di conoscere perfettamente tutto ciò che è accaduto. E di avere una visione chiara, oggettiva del passato. E quindi io credo che le sirene cantassero, il potere delle sirene, stesse nel cantare la verità circa il passato delle persone che arrivavano lì. Ma la verità del passato noi non la dobbiamo sapere, questo è poi il problema. Tutti noi viviamo la nostra vita, il nostro presente che diventa passato con i nostri occhi, eh, 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 con il nostro modo di vedere, di vedere le cose che sono accadute, se a un certo punto ci viene detto come stavano veramente da un punto di vista oggettivo, di, diciamo così, divino, eh, abbiamo chiuso, siamo finiti, ci, ci, ci annulla la capacità di agire, perché eh, non possiamo essere messi di fronte a qualcosa che ci... ci ci chiarisce tutto quello che noi abbiamo invece vissuto in maniera soggettiva, come deve essere perché tutti quanti noi, oggi che siamo qui, in quest'ora, usciremo da qui avendo vissuto un'esperienza diversa, ognuno di noi ha la sua e questa è l'umanità. Gli esseri umani vivono le cose, ognuno anche la stessa esperienza, ognuno la vive in maniera diversa. Non c'è una verità del passato. Ecco, io ho questa ipotesi di lettura, ma è una delle tante. Quello che importa è che, secondo me, è la storia raccontata da Odissio. Scusate, cerco di spiegarlo meglio. Le sirene fanno parte di tutti quegli episodi che sono raccontati in prima persona da Odissio. Odissio è arrivato all'isola dei Feaci, come dicevamo prima, viene accolto, eccetera. A un certo punto... Si svela perché piange, e quindi Alcino, il re dei Feaci, capisce che questo, questo uomo deve avere a che fare con quello di cui si canta, e quindi dice dai su, dici chi sei, non ti preoccupare. E allora arriva il momento fantastico in cui Odissio dice sì, sono Odissio, figlio di Laerte, la mia fama vola al cielo e inizia a raccontare di sé. E inizia a raccontare il suo ritorno a casa, cioè che ancora non è tornato, è arrivato lì, i suoi naufragi. E tutto quel racconto in prima persona è Odissio che lo fa, non è più il poeta da fuori che ci racconta la storia. È tutto un flashback di Odissio e Odissio è l'eroe menzognero per eccellenza, è quello che spiega. Spesso inventa, lo ritroviamo anche più avanti che, che inventa storie strane. Quindi tutte quelle storie lì, il Polifemo, le Sirene, Circe, Scilla, Cariddi, sono storie raccontate da Odissio che in gran parte inventa. Questa è la cosa che noi spesso dimentichiamo. Tant'è che quelle storie sono molto piene di magia, di fantasia, di fantastico, cioè. Non sono storie realistiche, no? Gigante, monocolo, sono storie in cui un elemento di, fan, di fantastico è molto presente. Grazie, sono le storie inventate da Odissio per raccontare il suo ritorno. E quindi noi dobbiamo anche fare i conti con questo nel poema, ovvero sia con, con, un, con un eroe che si fa cantore, si fa... Uh, crea letteratura a sua volta. E Odisseo è un grande creatore di letteratura, anzi, è un prototipo di scrittore diciamo, che inventa, mescola verità in menzogna. e menzogna. E quindi, anche nell'episodio delle sirene, noi dobbiamo cercare la verità e la menzogna letteraria create ad arte da Odisseo. Grazie di questa tua interpretazione e di questo libro veramente pieno di spunti. Non so se tra il pubblico c'è qualche domanda. Sì. Prego. Comunque qua però io <ride> no, è una domanda che, che, che è una bella domanda, nel senso che è chiaramente una domanda che ehm, non ha risposta, nel senso che eh, è, è, difficilissimo, uh, di, è difficilissimo rispondere su, su questioni di questo genere. È chiaro che quando io ho a che fare con, con questioni. Nella quotidianità posso anche sospendere il giudizio, aspettare certi frangenti, bisogna essere più affrettati. Eh, detto ciò, quello che io posso dire è che però bisogna sempre eh, quello su cui sono certo è che eh, bisogna conoscere le cose di cui si, si parla, le cose che, che, che accadono, considerare tutti gli aspetti, tutti i particolari e. Questo non lo, non lo dico per, per mettere chissà in dubbio chissà cosa, però, come sempre nelle guerre, eh, 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 le verità sono molto messe da parte, ci sono tante cose su cui bisogna ragionare, e ognuno può fare i suoi sforzi per cercare di acquistare le informazioni nel modo più, 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 più ampio possibile, questo lo dico a prescindere. Poi il giudizio magari deve essere veloce, però purtroppo le informazioni su, su, su situazioni di questo genere sono sempre molto molto... Eh, Poco facili da reperire in un paese come il nostro, in cui la stampa diciamo sostanzialmente da anni su questioni molto più banali non fa granché il proprio compito. Figuriamoci adesso: scusate, ma lasciatemelo dire. Noi abbiamo una pessima stampa, quindi forse è bene avere, eh, eh, cercare di raccattare informazioni anche altrove. Questo posso dire. Sulla velocità del giudizio non le posso rispondere <ride> rispetto a questo caso perché è veramente troppo difficile. Oh, grazie a lei. Prego, sì, certo. Vuoi venire qui al, al microfono così? Per... No, perché non si sente per il... se può, può venire sarebbe meglio. Oppure... Perché c'è il signore che sta qui. Eh, circa il ruolo di Atena: Atena eh, sta dai consigli, insomma, sta sempre no? sta alle spalle, o meglio sopra. Eh, Odisseo è eh, anche. Lo stesso achille mi ha sempre incuriosito questo ruolo qui di atena specialmente da quando ho letto eh, due volumi di di, di Walter Otto. Eh, se mi vuole eh, teofania sì eh, quindi le chiedevo qualcosa in più circa questo e poi anche se eh, insomma le devo dire uno dei miei capitoli preferiti delle lacrime degli eroi eh, è il primo che riguarda il mito di dioniso e dampelo queste lacrime di Dioniso, che lei ha descritto la maniera, mi permetta, meravigliosa. Quindi, insomma, se eh, mi scuso se la faccio divagare dal argomento, insomma, del, del, del giorno, eh, quindi queste sono, diciamo, le mie due domande. Grazie, grazie a lei. E, e dunque, Walter Otto è un. Genio, e quindi mi tremano le gambe. E, 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 vabbè, però io continuo a parlare come parlo io. E Atena. Atena è la uh, divinità dell'intelligenza dell astuta. Quella che è l'intelligenza di, eh, di Odisseo. Infatti è la divinità che protegge, segue, indica, eh, aiuta Odisseo. Che cos'è l'intelligenza astuta? È una, a sua volta una divinità delle origini che si chiamava Metis. È una divinità molto complicata per noi perché, come dicevamo prima, noi siamo portati a guardare all'astuzia, alla furbizia, come a in caratteristiche negative, moralmente giudicabili. E invece, no, ecco, per gli antichi non era così. La, la divinità che li rappresentava era la divinità più forte di, 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 di tutte. E infatti Metis, divinità femminile, della, di quella che potremmo chiamare l'astuzia dell'intelligenza o l'intelligenza astuta, su cui hanno scritto un meraviglioso libro d'Étienne e Vernan, bellissimo, e questa Metis era la divinità femminile che aiutava gli dei a, a prendere il potere. Quindi... Eh, aiuta Urano contro Crono, aiuta Zeus eh, contro eh, Crono, contro Urano, scusate, aiuta Zeus contro Crono. A quel punto Zeus capisce che però è Metis, quella che veramente ha il potere, e quindi decide di prenderla in sé. Che vuol dire prenderla in sé? Non ucciderla, ma farla sua. La seduce con le sue armi, Metis, la bacia e baciandola la divora la ingoia e prende dentro di sé anche la forza dell'astuzia dell dell'intelligenza. Metis però quando Zeus la, la, la ingoia è incinta e è incinta di una eh, ragazza che nascerà dalla testa di Zeus e questa ragazza è Atena che è quindi la divinità dell'Olimpo che riprende i caratteri profondi della madre, ovvero sia questa astuzia, questa intelligenza astuta, questa capacità fluida di adeguarsi alla contingenza, di prevedere eh, per quanto possibile il futuro, questa capacità tipica delle acque, no? l'acqua per, per chi abita un piano... Dove sopra c'è solo il tetto, sa benissimo che appena si infila, si infila, si infila trova il pertugio, ecco. trova il modo di arrivare dove deve arrivare. E è, è, questa è l'intelligenza astuta: trovare il, il punto dove infilarsi per accerchiare, per abbindolare, per fare, il, ecco, il passaggio, trovare il passaggio. Questa è la capacità di, di, di Atena. Come poi si sviluppa il rapporto fra Atena e Odissio è la grande questione: il rapporto fra gli dei e gli esseri umani. Qui entriamo in tutto una, un campo minato mh, su cui è stato scritto di tutto. Io posso dire solo una cosa, molto semplicemente, poi, appunto, c'è. Potremmo forse avere modo di approfondire queste cose, però insomma è un argomento veramente complesso. Io direi che gli dei da una parte ci sono nei poemi come proiezione di alcuni caratteri degli esseri umani, quindi come mh, parlare degli esseri umani con se stessi. Eh? Quindi gli dei intervengono come se fossero dei, 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 delle parti degli esseri umani che parlano. Loro stessi. Dall'altra gli dei ci raccontano invece la grandezza degli esseri umani, perché gli dèi nei poemi sono il doppio degli umani, cioè sono, non, non sono la perfezione, sono l'imperfezione umana raddoppiata, cioè gli dèi sono come noi: sconfitti, vincenti, ehm, mentono, tradiscono, ingannano, eh, grandi virtù, grandi vizi. Hanno solo una cosa che li eh, distingue dagli esseri umani, l'immortalità, vivono una vita infinita, eterna. Questo però li rende paradossalmente inferiori agli esseri umani. E mi spiego, sembra appunto un paradosso, ma non lo è. Poiché la cosa che noi abbiamo di diverso dagli, da, da, dagli dei è il tempo, che il nostro tempo è finito, è, è, è un tratto in cui appunto viviamo la nostra vita e dopo si esaurisce, ciò che noi facciamo in questo tempo, ovvero sia una serie di scelte, eh, sono scelte su cui noi non possiamo tornare indietro, sono decisioni sacre, quindi, perché quando noi abbiamo preso un bivio e siamo andati da una parte anziché dall'altra, dall'altra, tendenzialmente non ci torniamo più. Comunque, se ci possiamo tornare, ci torneremo in un momento, che non è più il momento in cui forse ci saremmo andati. Quindi, le nostre decisioni sono sacre. Quelle degli dei, invece, poiché le possono reiterare continuamente, poiché hanno un tempo infinito, non sono sacre affatto. Fanno una cosa, poi tornano indietro e fanno un'altra. E infatti, nei poemi, noi vediamo che gli dèi sono spesso. Quando sono raccontati tra di loro, ci appaiono come dei cialtroni un po', ci appaiono un po' ridicoli rispetto alla tragedia degli esseri umani. Quindi, gli dei, da una parte funzionano per delle proiezioni degli esseri umani, dall'altra, mostrano la grandezza dell'umanità che si confronta con la mortalità. L'umanità è superiore, l'essere umano è superiore al Dio perché è mortale e il Dio, infatti, invidia l'uomo e invidia la sua mortalità. Sembrano cose assurde, ma spesso gli dèi invidiano gli uomini perché possono morire. confortati da ciò, visto che siamo più grandi degli dei, ci, ci congediamo perché meglio di così non potevamo congedarci. Sì. Vi trattengo solo un minuto, ringrazio Matteo perché diciamo la sua descrizione del, del mito e la sua capacità di renderlo in realtà molto vicino a noi, eh, penso sia stata un'esperienza molto avvincente, quindi anche che un po' ci... Eh, ci dà consolazione. Volevo soltanto dare la parola anche all'assessore Alessandra Riccadonna, eh, che è assessore per le biblioteche e gli archivi del Comune di Mantova, per un saluto a conclusione di questo ciclo che ci ha visto protagonisti. Grazie ancora a Matteo comunque. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Ho avuto modo di ascoltare un'ultima parte ma credo che eh, insomma, sia stata proprio una lezione. Eh, volevo ringraziare tutti i presenti, volevo ringraziare mh, a chiusura insomma, di questo ciclo di incontri. Eh, sono molto contenta che ci siamo dovuti spostare eh, nella sala teresiana perché significa che c'è stato un interesse eh, grande e anche perché la cornice che abbiamo qua insomma, sicuramente dà anche eh, risalto e onore. Alla, alle, ai personaggi che abbiamo ospitato, quindi i professori studiosi che ci hanno appunto eh, raccontato e eh, animato questi sabati mattina con argomenti veramente interessanti. Quindi io ringrazio ringrazio della collaborazione Biblioficina e la cooperativa Librai Mantovani con cui insomma, abbiamo reso possibile questo, eh, questa serie di incontri. Eh, per ultimo quindi ringrazio, ringrazio voi qua oggi eh, di questa ultima lezione. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie veramente a tutti per questa magnifica città, questa magnifica organizzazione. E veramente, in, in bocca al lupo a tutti. Se volete qualche idea, eh, io sto qui. No, so che certe volte fa piacere, io a me pure fa piacere. E, no, veramente, in bocca al lupo, alla grande.